La Virtus Cupello torna a casa dopo due trasferte consecutive che hanno fruttato la miseria di un solo punto e che hanno improvvisamente ridimensionato il cammino trionfale e inaspettato della truppa rossoblù nella fase embrionale della stagione. I ragazzi di mister Carlucci non vogliono abbandonare le buone abitudini e il derby dell'area vastese con la Bacigalupo può essere una buona occasione per tornare al successo. Non saranno evidentemente d'accordo i ragazzi di mister Borrelli, che anzi vorrebbero confermare i progressi fatti dopo l'ultimo successo con il Penne. Formazione d'emergenza per il tecnico di casa, che sorride per il ritorno inizialmente in panchina di Margagliotti, ma ha comunque gli uomini contati. Le prime fasi di gioco sono soprattutto di studio reciproco, con i due portieri ai limiti dell'inoperosità. Ad ogni modo sono i rossoblù di casa a farsi più propositivi e dopo il colpo di tacco in area di Conti, che spedisce la sfera a impennarsi sopra i legni di Gerbic, arriva il successivo stacco di Marinelli, che sbaglia abbondantemente la mira, al pari del suo collega vastese Fieroni, che sulle stesse modalità fallisce una buona opportunità in area virtusina, vanificando la pennellata col contagiri di Devizia. La gara si sblocca poco dopo, siamo esattamente al minuto 32, quando capitan Berardi risolve in mischia da distanza ravvicinata, facendo esplodere il tifo di Fede Rossoblù. I ragazzi di mister Carlucci provano a legittimare il vantaggio, ma la successiva zampata vincente dell'avanzato Felice non entra nel tabellino marcatori per una posizione irregolare dello stesso difensore cupellese. Al 39esimo Gerbic alza sopra i legni una fucilata dalla distanza di Tafili. Per il direttore di gara non vi è nessuna deviazione e assegna la rimessa alla squadra ospite. Poco dopo un ispirato Berardi va a caccia della doppietta personale, ma senza fortuna, in due occasioni consecutive, l'ultima delle quali su un'improvvida uscita dai pali dell'estremo rivale, coadiuvato poi dal suo collega di reparto Benedetti, che festeggia il suo compleanno salvando sulla linea di porta e negando la gioia della rete a Troiano. Alla ripresa dei giochi la verve propositiva dell'undici di casa si smarisce improvvisamente e le vellità offensive aragonesi emergono al contrario in maniera prorompente. La truppa di mister Borrelli insidia più riprese la porta di Di Vincenzo, dapprima con il diagonale in area di Fieroni deviato sul fondo e subito dopo con Benedetti, che sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina si eleva da due passi ma alza sul fondo. L'avvio prorompente della truppa vastese si evidenzia fragorosamente all'affondo successivo di Devizia, che stavolta dà i frutti sperati, irrompendo alle spalle della difesa cupellese con un tocco felpato che finalizza al meglio l'ottimo assist di Letto. I padroni di casa cercano di ripristinare il vantaggio, ma la realizzazione di Troiano non è ritenuta regolare per una posizione di fuorigioco segnalata da uno degli assistenti di linea del signor Marchetti dell'Aquila. La Bacigalupo non si accontenta del pareggio e cerca con insistenza di dare nuovi dispiaceri a Di Vincenzo, protagonista di un superlativo intervento che nega la gioia del gol a Fieroni, ma il sorpasso aragonese è nell'aria e si concretizza con l'ausilio di un calcio di rigore accordato per il fallo in area di Cardinale su Devizia. Cartellino giallo per il numero 6 di casa e calcio di rigore affidato a Fieroni, che si dimostra implacabile nel portare i suoi a condurre le danze. La Virtus prova a reagire, ma le occasioni per Marinelli e Colitto non danno le giuste soddisfazioni in chiave strettamente realizzativa. Con i rossoblù chiamati a raddrizzare il risultato avverso, i rischi di prendere un'infilata non sono da escludere e in effetti i timori diventano certezza al minuto 35, quando lo scatenato Devizia se ne va sulla corsia di destra ed offre infine sull'uscita disperata di Di Vincenzo un cioccolatino da gustare golosamente per il compagno di squadra Letto, che deve solo spingere nella porta rimasta incustodita. Cala il sipario sulla storia della stracittadina, che fa felice la squadra vastese con tre punti importanti in chiave salvezza. Brusco stop della Virtus, che nel finale prova a riaprire i giochi con i fruttuosi tentativi di Claudio e Marinelli, ma non c'è più nulla da fare. Siamo con Gianluca Senese, il direttore sportivo della Bacigalupo, che oggi ha ottenuto un'importantissima vittoria in chiave salvezza nel derby, possiamo chiamarlo senz'altro così, con la Virtus. Che cosa è cambiato nella vostra squadra nelle ultime settimane? Noi comunque siamo una squadra che ci dobbiamo saldare il più presto possibile. E i ragazzi stanno rispondendo bene, ne ero convinto e sono contento innanzitutto per loro. Il mister Carlucci aveva preannunciato che in questa stagione potevano esserci dei periodi non positivi come quelli dell'inizio, quindi era ben consapevole che il momento poteva arrivare da un momento all'altro, appunto. Oggi che cosa può rimproverare ai suoi? Ma sono rammaricato per l'approccio del secondo tempo, perché il primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anzi avevamo avuto pure la palla per fare il 2-0. Questo è il calcio, poi la cosa più brutta è prendere gol in contropiede con una squadra che sta vincendo in casa. Però noi, come dicevo sempre, facciamo fatica a difendere, quindi attacchiamo sempre. Abbiamo commesso degli errori e l'avversario è stato bravo a punirci.